Siamo andati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti alla quarta domenica di Avvento e ormai siamo prossimi all'antivigilia di Natale. La liturgia di oggi è molto bella, presenta tanti spunti di riflessione e elementi di suggestione. In quest'ultima omelia vorrei sviluppare con voi ciò che già abbiamo introdotto, o meglio io ho introdotto a nome di tutti, elevando al Signore la preghiera colletta prima delle letture. In altre circostanze vi ho già detto che in questa lettura e che in questa preghiera, scusate, è concentrato quasi sempre il messaggio fondamentale della liturgia, e in effetti adesso lo rivediamo insieme, così è. Io a nome di tutta l'Assemblea ho chiesto al Signore, proprio per fare nostro quello che la liturgia di oggi ci dice: o Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode. Una preghiera bellissima, la ripercorriamo insieme perché ci consente di focalizzarci su alcuni passaggi fondamentali del Vangelo e della seconda lettura, che sono oggetto appunto di approfondimenti in quest'ultimo omelia domenicale. Allora, o Dio, che hai scelto, attenzione, l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora. Non c'è bisogno di dire chi è l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora. È la Madonna. Perché è stata scelta la Madonna? La Madonna è stata scelta per la sua umiltà. Questo è quello che ci dice questa preghiera. Guardate che nelle preghiere c'è concentrata proprio la quintessenza della sapienza della Chiesa. E solo chi è umile, attenzione che poi prosegue, dona alla tua Chiesa una totale adesione al tuo volere. A causa della sua umiltà, la Madonna, da quando è stata concepita, prima ancora di nascere, ha fatto sempre e solo quello che Dio voleva. Noi dobbiamo chiederci: ma come mai è stata scelta Maria per essere la madre del Figlio di Dio? Sono tanti gli esseri umani che si sono succeduti. Sì, la Madonna è stata immacolata, sì, d'accordo, è stata immacolata, ma poi bastava che fosse semplicemente immacolata? No, perché lei, che era la più grande di tutti, si sentiva l'ultima di tutti. Lei, che poteva fare da maestra a tutti, si sentiva la prima discepola, cercava quello che Dio voleva. Lei, che poteva vantare una grande amicizia e comunione con Dio, si sforzava, si adoperava per cercare di servirlo in ogni minima circostanza, aderendo sempre, istante per istante, in tutto il suo volere. Cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? Prosegue la lettura: imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per servire. Cosa ci ha detto la seconda lettura? Cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? La rileggiamo insieme. Fratelli, entrato nel mondo, Cristo dice, attenzione, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Allora ho detto: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Cosa significa non hai voluto né sacrificio né offerta? Nell'Antico Testamento venivano offerte al Signore nel culto del Tempio, penso che lo sappiamo, nella religione ebraica. Gli agnellini, gli animali, i tori si offrivano questi sacrifici al Signore come atto di culto, chiedendo al Signore che per quei sacrifici concedesse grazie e benedizioni al popolo di Yahweh, al suo popolo. Il Signore vuole sacrifici di agnellini e di cose esterne a noi? No, il Signore vuole solo un sacrificio, uno solo. Sapete qual è il sacrificio che vuole? Vuole il sacrificio della obbedienza a lui, del nostro corpo, che è l'abitazione terrena della nostra anima, che si mette a disposizione umilmente chiedendo al Signore: insegnami, ammaestrami, perché io in tutto e per tutto possa fare quello che tu vuoi. Questo è il sacrificio gradito al Signore, questo è quello che ha fatto Gesù, questo è quello che ha fatto Maria, questo è quello che principalmente Dio vuole da noi.
Cosa significa fare Natale? Significa imparare da Gesù e da Maria soprattutto le virtù dell'umiltà e dell'obbedienza. E io ieri casualmente su Facebook ho intercettato un messaggio di Natale fatto dal cardinale Petrocchi, vescovo emerito di Latina, la sua diocesi, dove diceva che per il Natale se opportunamente aveva scritto un messaggio proprio fondato sull'umiltà, sull'importanza di questa virtù. Chi è l'umile? Chi è l'umile? L'umile è semplicemente una persona che si sente, come Maria, piccola davanti a Dio. L'umile potremmo dire una persona che si sente sempre a scuola, non pensa di sapere già tutto, non pensa di stare a posto. Sapete quante volte il Papa ci parla di quella sana inquietudine non è lo stare agitati, quello non viene da Dio, d'accordo? Quello viene da altro, ma è quella sana tensione interiore che ci fa dire: bene, cosa posso fare di più, cosa posso fare di meglio, in cosa posso crescere, in cosa posso correggermi. La vita cristiana ha soltanto questo fine: portarci sempre più e sempre meglio a vivere in perfetta comunione con Dio. Nella lettera l'esortazione sulla santità che ha scritto il Papa, ha sintetizzato la quintessenza della santità per noi cattolici. Che cos'è la santità? Vivere in obbedienza alla volontà di Dio lì dove siamo stati posti. Allora noi dobbiamo chiederci semplicemente, attenzione, il frutto di tutto questo, quindi l'anima umile è anche obbediente. L'anima obbediente esiste nel mondo per servire, non per essere servito, per servire chi? Per servire lietamente il Signore, con gioia, con amore, e per mettersi a servizio del prossimo. E che cosa succede a chi fa così? Termina la preghiera, perché mi danno l'obbedienza del vero, nel mondo per servire, e esulti con Maria per la tua salvezza e si offre a te il perenne cantico di lode. La carta d'identità della Madonna sono queste prime parole del Magnifico. L'anima mia magnifica il Signore, cioè fa grande il Signore, io lo ringrazio, è Lui a cui deve essere attribuita tutta la mia bellezza e tutti i doni che il Signore mi ha fatto, e il mio spirito esulta in Dio, perché ha guardato cosa? L'umiltà della sua serva. Quindi chi vive in questo circolo, capite, guardate, è umiltà, ubbidienza, adesione alla divina volontà, servizio gioioso a Dio al prossimo, felicità ed esultanza. Questo è il circolo santo della vita cristiana, no? Chiaramente poi c'è il circolo infernale. Al posto dell'umiltà c'è la superbia, l'orgoglio, al posto dell'ubbidienza c'è la disubbidienza sistematica a Dio e ai suoi comandamenti, d'accordo? Al posto per fare la volontà di Dio e fare la volontà propria, al posto del servire e pretendere di essere servire, allora più brutta di tutti è che poi è la spia di cui stiamo, al posto della felicità e dell'esultanza c'è l'angoscia e la tristezza. Quindi generalmente noi comprendiamo in che cerchio stiamo dall'ultimo tassello, cioè tu devi chiedere quanto oggi stai felice e contento. Sapete che le favole si concludono dicendo vissero felici e contenti. Noi sappiamo che quelle sono le favole, quindi dice, e vissero felici e contenti, è la fine delle favole, ma la vita terrena non è così, la vita terrena non si vive felici e contenti. Questo non è affatto vero, perché l'esperienza di Maria Santissima, ma l'esperienza anche di Gesù sulla terra, nonostante tutte le sofferenze che hanno passato per noi, e l'esperienza di tutti i santi, è una vita felice e contenta. Questo tasso di felicità e di contentezza è, se vogliamo usare una formulazione matematica, direttamente proporzionale al nostro tasso di adesione alla volontà di Dio, e il tasso di adesione alla volontà di Dio è proporzionale alla nostra umiltà. Quindi arriva Natale nuovo, posso dire io che questo Natale sono un po' più contento dell'anno scorso, se faccio uno screening, no? Anche perché siamo verso la fine dell'anno, rispetto all'anno scorso sto un po' più vicino al Signore, lo servo un po' di più, lo amo un po' di più, sono cresciuto un po' di più, mi sono tolto qualche punto di vetto, mi sono come dire, messo a camminare un po' meglio. C'è questo oppure no? Perché se questo non c'è,
L'umiltà scarseggia perché l'umile è colui che sa che sta in cammino e che ha sempre bisogno di crescere, di formarsi e di migliorare. Bene, con questo spirito chiudiamo con la parola di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, commentando il Magnificat, diceva: sia dunque in me, Maria, l'anima tua per magnificare il Signore e il tuo spirito per esultare in Dio. E questo, chiedendo alla Madonna che sia in noi un'umiltà simile alla sua, un'ubbidienza simile alla sua, un'adesione alla divina volontà simile alla sua. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, sì, sì.